il tecnico. Canzi, buonasera, so che c'è poca voglia di parlare di calcio oggi a Pontedera, abbiamo già parlato con il vostro direttore, le chiedo nei limiti di commentarci questa partita dove probabilmente si è visto il vero Pescara di Zeman. Beh sì, sì, spero che non possa fare meglio di così. C'è poco da dire, c'è poco da dire, abbiamo subito una lezione di calcio, c'è poco da dire. Quando perdi 5-0 devi solo raccogliere i cocci, cercare di trovare che cosa di positivo c'è stato e lavorare sugli errori. Il responsabile della squadra sono io, l'ho detto, io ho impostato il piano gara e evidentemente il piano gara non ha funzionato, i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto di fare, magari qualcuno non ha fatto una gran prestazione, però si porta a casa 5 gol, ci si lecca le ferite e da domattina si ricomincia a lavorare. Allora, proviamo ad analizzarla questa partita partendo da una considerazione. Al di là della sconfitta immeritata contro l'Entella su questo campo, il Pontedera si presentava oggi con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8, quindi non certo l'ultima squadra arrivata. Pronti via 5-10 minuti di pressione con i tempi giusti e di cercare subito la verticalizzazione in ripartenza. Plizzari bravo all'inizio, poi cosa è cambiato? Beh, è cambiato che le prime due volte che è sceso Pescara ha fatto 2 gol e poi chiaramente cambia tutta la partita, cambia, poi viene fuori quelle che sono le caratteristiche loro, quindi noi abbiamo perso distanza, abbiamo perso fiducia e il Pescara ha tirato fuori le giocate che tutti conosciamo, ma che anche i miei giocatori conoscevano, gliele abbiamo fatte vedere e abbiamo preso gol esattamente nel modo in cui non dovevamo prenderlo. Però anche questo fa parte del gioco, siamo giovanissimi anche noi come il Pescara, forse siamo delle due squadre più giovani del girone. Questa è una bella cosa. Sì, 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 una bellissima cosa, noi siamo molto fieri di questa cosa, però chiaramente con i ragazzi bisogna avere pazienza, bisogna lavorare sugli errori e imparare dagli errori. Le chiedo un'altra considerazione, un altro aspetto tecnico prima della domanda da studio. Lei ha detto il piano partita l'ho fatto io, mi assumo la responsabilità. Chiaro, analizzarlo con senno del poi è facile. Cosa non ha funzionato in quel piano partita? Beh, non hanno funzionato i duelli. Dovevamo vincere i duelli, abbiamo perso dei duelli non limitando le caratteristiche individuali dei giocatori del Pescara che sapevamo quali fossero. Quindi abbiamo perso i duelli. E magari con un po' più di attenzione a livello collettivo e meno uomo contro uomo, magari avremmo potuto fare meglio. Però insomma, noi siamo questi, giochiamo in questo modo, ci ha pagato tanto in questi anni e oggi non ha pagato, oggi è stato deleterio però. Ci sta anche questo. È stata la squadra più bella che ha affrontato quest'anno il Pescara? Eh beh sì, sicuramente quando hanno palla sono uno spettacolo, è bello vederli giocare. Io faccio l'allenatore da quasi 40 anni, perché ho iniziato a 20 anni e nel 92 ho fatto una settimana a vedere Zeman a Foggia, quindi per me oggi era un onore incontrarlo. Io ho fatto tutte le categorie, i dilettanti, quindi per me arrivare oggi a incontrare Zeman è stato poteva essere un sogno, si è rivelato un incubo, però va bene. Che lo può dire? Lo può dire sì, perché qui no, Zeman. il mister. Sa che sì, sì. Il mister è no. Sì, no, va mister. No, glielo dico, no, dicevo che... È un sogno incontrarlo, ha detto. Dicevo che quando allenavo in seconda categoria ero venuto a Foggia a vedere una settimana dei suoi allenamenti, nel 92, quindi tanti anni fa. Ci si poteva ancora allenare. Ci si poteva ancora allenare. C'era oggi, Pasqualino De Vincenzo che era il suo capitano. Ero... Ciao, arrivederci. Penso che questa è una bella fotografia. Canzi, noi la salutiamo, la ringraziamo. C'era una domanda da studio per il tecnico Canzi, sì, Massimo di Fabio. Fabio Ferraresi. No, beh, io il mister, al di là dei complimenti, anche per le parole che ha appena detto, che dimostrano che ha comunque grandissima... intelletto, volevo chiedere di Gnachiti, che secondo me è un giocatore forte, lui come che tipo di carriera può fare? Secondo me può fare una categoria in più sicuramente. Gnachiti, le chiedono da studio, che carriera può fare? Perché secondo me Fabio Ferraresi è un giocatore molto importante. Sono d'accordo, oggi forse ha fatto una delle sue non migliori, non voglio dire peggiori, però non ha fatto una grandissima gara come la maggior parte della squadra, se no non perdi 5-0, però è un ragazzo molto giovane, un 2004 di grande prospettiva, molto forte fisicamente, bravo tatticamente, può migliorare molto tecnicamente, però è un ragazzo serio, un ragazzo che può avere grande futuro.